Diamo anche ufficialmente la overture, l'apertura, la vernice a questa mostra che vede riuniti una serie importante, significativa di artisti, sia orvietani che narnesi. Quindi quanti sono? 13, sono 13 di Orvieto e 6 dell'altra associazione. Di associazione, quindi associazione Porta Maggiore di Orvieto e un'associazione Minerva o As Minerva di Narni. E anche è un'occasione importante perché fa il pari con la mostra che abbiamo appena inaugurata su Luca Signorelli. Allora, attualmente sono esposte opere di 19 autori, ci sono 13 artisti dell'associazione Porta Maggiore di Orvieto e 6 artisti dell'associazione As Minerva, Minerva Arte di Narni. Le opere sono praticamente di vario tipo, sia la scultura sia la pittura, e di stilisticamente molto diverse una dall'altra. L'associazione di Narni abbiamo conosciuto alcuni anni fa tramite un nostro associato, che poi anche direttore artistico, Santo Ciconte. E li abbiamo invitati perché per poter portare anche un attimino a conoscenza delle persone di Orvieto, anche un'altra associazione che più o meno opera nello stesso ambito come noi. E abbiamo in pratica intrapreso questa collaborazione, sperando che poi anche loro ci inviteranno a Narni per far vedere, diciamo, al contrario, come lavorano gli orvietani. Diciamo, questa collaborazione porta dall'altra parte anche un altro tipo di concezione dell'arte, perché poi gli artisti da fuori magari portano sempre qualcosa di diverso rispetto a noi che siamo artisti locali e ci conosciamo. Stiamo collaborando e speriamo, insomma, in futuro che procederà sempre così. La mostra sarà aperta al minimo fino al 15 gennaio, poi vedremo, secondo le esigenze del Palazzo del Gusto, se la dobbiamo lasciare o la smontiamo.